Ciao a tutti, eccomi qua. Allora, questa è un'altra puntata della rubrica 35 mm d'arte. Punto. 35 mm d'arte. Oggi voglio parlarvi di un film che racconta appunto la storia di un artista. Il film in questione è I colori dell'anima, Modigliani, che è del 2004. Allora, su Modigliani sono stati fatti, se non erro, due o tre film, forse tre, gli altri più vecchi. Quello di cui vi parlo io è quello del 2004, dove praticamente Modigliani viene interpretato dall'attore Andy Garcia. Dunque, questo film è un film particolare, particolare perché diciamo che è stato molto romanzato, è un film, è una biografia ma molto romanzata. Allora, Modigliani penso come tutti saprete, è stato un grande pittore, un grande artista, pittore e scultore anche perché è stato anche un grande scultore. Diciamo, tutti lo conoscono come pittore, però ha fatto veramente anche ha lavorato tanto anche nella scultura ed è appunto un pittore scultore italiano, livornese, morto purtroppo molto giovane, all'età, se non mi ricordo male, di 35 anni. Vi riassumo brevemente la vita di Modigliani reale, cioè la vera vita di Modigliani. Modigliani cresce in una famiglia molto povera. E ad un certo punto inizia a disegnare, tanto che appunto i suoi genitori si accorgono di questa sua grande passione e alla fine riesce ad entrare comunque a frequentare una scuola d'arte, diciamo. Nel 1898-99, intorno a quella data, conosce appunto grazie anche a questa scuola il grande artista Fattori. E resta molto, si lega molto a Fattori, cioè lo stima molto, e quindi diciamo che subisce questa influenza proprio dal movimento dei macchiaioli di cui faceva parte anche Fattori. La sua vita amorosa gira tutta attorno al grande amore della sua vita, che è Jeanne. Jeanne è anche lei una pittrice agli inizi, cioè una pittrice veramente proprio agli inizi neanche della carriera, cioè è una studente, ecco, più che altro è una studente. Conosce appunto Jeanne e si innamora follemente di lei. E si trasferisce poi in seguito in Provenza con Jeanne, dove poi dà alla luce la loro bambina, che verrà chiamata anche lei Jeanne. A proposito appunto di un piccolo aneddoto che riguarda diciamo, le opere di Modigliani, le opere di Modigliani sono diciamo, famose, diciamo, riconoscibili e famose per questi colli molto lunghi delle donne che lui ritrae e per l'assenza degli occhi, cioè lui non dipinge praticamente quasi mai gli occhi dei suoi soggetti, delle sue donne. E c'è un aneddoto appunto che Jeanne praticamente fa spesso da modella, posa spesso per Modigliani, perché essendo appunto la sua amata, posa spesso per lui e un giorno Jeanne chiede a Modigliani, dice, ma perché tu non dipingi mai gli occhi? Cioè, come mai? E la sua risposta fu, prima di dipingere gli occhi, io devo conoscere la tua anima. E questa secondo me è una frase bellissima che spiega tutto e che dà un altro senso quando si guarda un'opera di Modigliani. Vedere queste donne senza occhi e pensare a questa frase, non lo so, fa entrare effettivamente nel modo di dipingere, nell'emozione di Modigliani.
Modigliani non è stato assolutamente nella sua vita uno stinco di santo, tutt'altro, era dedito all'alcolismo, era famoso per il suo amore per l'alcol, in particolare per il vino e per l'assenzio, che a quei tempi andava molto, molto di moda, tra virgolette, di moda. E oltre all'alcolismo, lui ha sperimentato ed è stato travolto un po' anche dal giro comunque della droga con hashish e altre sostanze, quindi ha avuto una vita molto travagliata da questo lato, cioè molto con molti eccessi. La sua salute non è mai stata diciamo buona, sempre già da bambino ha sempre avuto problemi. Si ammalava spesso, aveva problemi, diverse malattie ha avuto, e nonostante questo, lui comunque ha scelto di seguire questo stile di vita, diciamo, non proprio sano. Tant'è che nel 1920, dopo una malattia, dopo essere stato veramente male, viene ricoverato all'ospedale e muore di una forma di tubercolosi, muore circondato dai suoi amici e ovviamente da Jeanne che ne è straziata. Jeanne per Modigliani prova un amore, cioè, che va al di là di ogni cosa. Infatti nel film appena inizia si vede il viso di Jeanne con uno sfondo scuro, mi pare. E si sente lei che dice, avete mai amato a tal punto da devastarvi, da bruciare quasi all'inferno? Dice delle parole molto forti per descrivere questo amore assolutamente folle che lei aveva per Modigliani. E lei era veramente, cioè questo è stato un amore, secondo me, assolutamente, a parte intenso, ma anche, non lo so, io ci vedo anche un lato quasi maniacale verso Modigliani, perché una donna che poi arriva a fare quello che ha fatto Gianna, oddio, insomma, secondo me si può amare in maniera, folle, però. Ci sono poi forse dei limiti anche, ci sono cose più importanti che fanno superare il dolore anche della perdita di questo amore, perché appunto Jeanne, quando Modigliani muore, lei è incinta del loro secondo bambino e il giorno dopo la morte di Modigliani, Jeanne si getta dal quinto piano. E si uccide, uccide se stessa e uccide anche il bambino che porta in grembo, abbandonando anche la loro prima figlia, che anche lei si chiama Jeanne, che verrà poi in seguito adottata dalla sorella, mi sembra, di Modigliani. Quindi Jeanne passa sopra tutto, cioè l'amore per Modigliani è talmente forte che riesce a farle passare sopra all'amore per la figlia, ha l'amore per il bambino che ha in grembo, ha tutto, cioè lei praticamente, io credo che sia una forma comunque quasi alla fine di malattia mentale, cioè una persona che impazzisce veramente di dolore, non lo so. Ecco, questo diciamo che è in linea di massima la vera vita di Modigliani. Il film, allora, nel film riproposto quasi solamente l'ultimo anno di vita di Modigliani. Ci sono dei flashback dove si torna indietro, però è incentrato tutto sull'ultimo anno di vita di Modigliani. È un film molto 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 romanzato, ci sono parecchi errori, parecchie divergenze con quello che è successo realmente. Le ambientazioni non sono perfette, cioè anche lì ci sono delle cose che stridono un attimino.
È un film piacevole da guardare, io lo consiglio, a me è piaciuto, l'ho guardato, mi l'ho guardato più volte perché mi è piaciuto tantissimo, mi piace Andy Garcia nel ruolo che fa. Appunto, le ambientazioni di questo film sono quasi tutte state girate in Romania e appunto ci sono delle discrepanze un po' con quello che poi era la Parigi di quegli anni, perché in realtà sarebbe l'ambientazione giusta sarebbe stata Parigi, però è stato girato quasi tutto in Romania. Allora, il film appunto si racconta, diciamo, dell'incontro con Jeanne, di questo amore folle, parla poco della vita pittorica, cioè dell'arte di Modigliani, non è molto incentrato su questo, si concentra molto sulla rivalità tra Modigliani e Picasso. Praticamente Modigliani riesce a irritare Picasso perché per il suo modo di fare, per il suo carattere burlone, per il suo essere così particolare come lo era Modigliani, e Picasso praticamente va fuori dalle grazie di Dio, cioè ha una rivalità, sente una rivalità fortissima verso Modigliani, tanto da proporgli una sfida e quindi indire una specie di concorso, una gara, dove partecipano altri artisti famosissimi di quell'epoca e il vincitore, e appunto Picasso mette come premio al vincitore una somma sostanziosa di denaro. E quindi Modigliani partecipa ovviamente prima di tutto per battere Picasso, ma anche per vincere questa somma di denaro perché è già andato in municipio a richiedere tutti i documenti per sposare Jeanne. E lei non lo sa, lui la vuole sposare, però non avendo soldi, avendo una vita molto disagiata, molto particolare, lui spera di vincere questi soldi per poterla sposare. Ecco, in questa parte del film, quando inizia la gara, diciamo, perché diciamo, si ritrovano questi artisti tutti in questa taverna, in questo locale, a bere, alla sera, così, e nasce tutto lì. Molte parti del film sono incentrate in questo luogo. E la sera, appunto, della mostra, cosa succede? Che Modigliani è convinto, è talmente convinto di vincere che si vanta già di avere questa somma in tasca, questa grandissima somma di soldi in tasca. E quando esce dal locale, ci sono alcuni tipi non proprio raccomandabili che, avendo sentito che lui ha questa somma di denaro, lo picchiano selvaggiamente per rubargli il denaro e lo lasciano moribondo per strada. E poi in seguito appunto lui morirà perché già era malato, essendo stato picchiato, tutto il resto viene poi ricoverato in ospedale e morirà. E niente, più o meno appunto la trama è questa. Diciamo che è molto bello come hanno ricreato queste ambientazioni, questo carattere di Modigliani molto allegro, molto giocoso, molto scherzoso. È fatto bene, cioè, secondo me è fatto bene come film. Peccato appunto per certi errori. Ve ne posso citare alcuni. Ad esempio, il primo errore che c'è è l'anno in cui Modigliani incontra Jeanne. Poi c'è appunto, il film è tanto incentrato su questa rivalità con Picasso. Questa rivalità con Picasso in realtà non è mai stata provata con certezza, cioè non si ha la certezza assoluta che Picasso e Modigliani fossero così rivali, più che altro che Picasso nutrisse questa invidia, questo astio contro Modigliani, non è assolutamente provato, mentre il film si basa quasi esclusivamente su questa cosa e quindi appunto questo è
una delle parti molto molto romanzate. Un altro errore che non mi è piaciuto assolutamente è quando si vede, appunto, si vedono le opere della gara, praticamente di tutte le opere che si vedono, che sono in gara, sono tutte opere che non esistono, sono tutte opere inventate. Questi dipinti non esistono, sono mai stati dipinti in realtà da questi artisti. Tranne il bue macellato di Soutine, che è l'unica opera che compare appunto in questa gara che esiste realmente, però anche qui c'è un errore perché quell'opera in realtà Soutine l'ha dipinta 3-4 anni dopo questo avvenimento, quindi sarebbe stato impossibile che avesse partecipato alla gara con questa opera. E questo è peccato perché poi chi non conosce la storia, chi non conosce la realtà, pensa che sono opere vere, pensa che questo secondo me è un errore grosso, è un errore veramente grande che avrebbero dovuto fare un po' più attenzione. Però vabbè, l'importante è saperlo. Un altro grande errore che si vede nel film praticamente è l'incontro tra quando Modigliani conosce Renoir. Modigliani a un certo punto va a conoscere Renoir e nel film praticamente è Picasso che porta Modigliani a casa di Renoir e glielo presenta. In realtà Modigliani conoscerà Renoir ma senza assolutamente come si dice, il tramite di Picasso. Picasso non c'entrava niente in quell'incontro. Un'altra cosa assolutamente sbagliata, e anche questo è peccato, è che nel film Picasso viene mostrato come un pittore già affermato, come un pittore molto ricercato, che vende, che ha soldi, non ha problemi, già avanti nella sua carriera, molto conosciuto. In realtà non è così, in realtà Picasso era comunque anche lui al pari di tutti gli altri, cioè era veramente agli inizi, non era già così avanti. E questo è un altro errore grosso, secondo me, che poi distorce un po' quello che è la realtà. Poi, se vogliamo proprio mettere i puntini sulla i, questa è proprio una, come si dice, una puntigliosità nel film, praticamente. Picasso si vede più di una volta che scrive, o se scrive oppure se dipinge, lo fa con la mano destra. In realtà Picasso era mancino. E questo a me faceva ridere, cioè quando ho guardato il film mi faceva sorridere perché dico, caspita, Picasso è mancino, non mi puoi fare un film dove mi mostri Picasso che scrive e dipinge con la mano destra, perlomeno. Cioè, almeno su questa cosa cerca di essere un po' più realista, anche perché non cambia, cioè, a livello di regia di film, non cambia nulla trovare un attore che sappia usare la mano destra o la mano sinistra, quindi. Però è una piccolezza. Niente, alla fine di queste considerazioni posso dire che secondo me è un film, appunto, io lo consiglio a chi è interessato all'arte. Lo consiglio anche a chi non è interessato all'arte perché appunto essendo molto romanzato può piacere a tutti, è girato in una maniera un po' particolare, ha delle belle musiche sicuramente, una bellissima colonna sonora, è bellissimo il momento in cui si vedono questi artisti che dipingono per questa gara, addirittura per aiutare Modigliani, accetta di posare per Picasso, che è il suo acerrimo nemico nel film, e lei fa questo sacrificio e accetta questa cosa pur di aiutare il suo amore. E, un consiglio che forse posso dare è a chi interessa veramente approfondire un pochino di più e guardare questo film con occhi realistici. E magari di leggersi prima o di informarsi un pochino su quella che è stata la vera vita di Modigliani. Adesso alcune cose io ve le ho già elencate, anche alcuni errori importanti, però
però ce ne sono tanti altri, tante altre cose che non combaciano. E quindi penso che leggendo prima, cioè informandosi prima su quello che è stata la realtà e poi guardando il film, si ha una visione un pochino più obiettiva di quanto è vero quello che si vede nel film e quanto invece è una semplicemente una licenza artistica che si è preso il regista. Niente, se l'avete visto, ditemi le vostre opinioni, se non l'avete visto, spero che vi ho incuriositi, a parte che vi ho raccontato quasi tutta la trama, però vabbè, essendo una tra virgolette biografia. La trama ovviamente è la vita di questo artista. Non è che ho fatto grandi spoiler, si sa comunque più o meno cosa succede. E quindi niente, spero che il video vi sia piaciuto. Aspetto i vostri commenti. Un bacione, alla prossima. Ciao!